Buongiorno, benvenuti a Di Mattina. Gli adolescenti e la violenza e il bullismo, spesso amplificato dai social network. L'ultimo fatto è accaduto proprio poche ore fa, è successo a Parma. Un ragazzino di 15 anni è stato pestato dal branco da un gruppo di coetanei perché aveva guardato la fidanzatina, diciamo così, di un ragazzo. Questo non c'è stato, lo ha contattato via Facebook, gli ha detto: vediamoci per chiarirci in questo punto, io sarò solo, tu anche sarai solo, solo che non era accompagnato da un gruppo di ragazzi. Insomma, è finita che il quindicenne è stato pestato a sangue, è stato sbattuto per terra con la faccia sull'asfalto e tra l'altro i bulli, tra virgolette, se ne sono anche vantati in giro e su Facebook e sui social network. Allora, la violenza tra gli adolescenti non è un fenomeno nuovo, c'è sempre stato, però adesso appunto i social network amplificano tutto ciò, e quando ci sono ragazzi, ragazzine che si tolgono la vita per colpa degli insulti ricevuti via web, allora è il caso di iniziare tutti davvero una seria riflessione su questo argomento. Vi presento i nostri ospiti. In studio c'è Serenella Pesarin, direttore generale del Buongiorno. Dipartimento di Giustizia Buongiorno. Minorile e insegnante. Benvenuta. Grazie, buongiorno a voi. Accanto a lei Ilaria Giordani dell'associazione Buongiorno. Esplosivamente, progetto Sinapsi per promuovere il benessere psicologico. Voi in sostanza tenete d'occhio molto anche ciò che avviene sui social network, sui siti dove si parlano gli adolescenti per cercare di capire. E, accanto a loro c'è la senatrice Silvana Amati. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Senatrice, con lei parleremo fra poco di donne, di lavoro e di sicurezza, però prima Grazie. volevamo avere anche una sua opinione in merito proprio a questo. La Grazie. violenza verbale dei giovani senza volto si scatena con la stessa naturalezza con cui da un rubinetto esce l'acqua, così scrive Gabriele Romagnoli. Basta dare un'opportunità, una cantina buia, un sito anonimo. Certamente, quello che lei adesso ha detto è un'opinione ricorrente anche con qualsiasi persona si incontra. Viene detto che questi giovani sono diversi rispetto al passato, sono molto molto violenti. Io farei un'altra riflessione, nel senso che bisognerebbe chiedersi come mai ci sono questi agiti violenti. Prima di tutto, come lei ha detto, nel passato c'erano già delle azioni che venivano fatte tra ragazzi. Oggi cambiano gli scenari e le connotazioni, non solo perché gli episodi vengono diffusi, ma sono proprio le modalità comportamentali che si sono venute a modificare. Io parlerei di una società violenta, che fa sì che questi giovani che diventano carnefici diventano a loro volta violenti. Noi abbiamo sostituito alla relazione e a ciò che ne derivava, perché le relazioni comportano sacrificio, comportano impegno l'uno con l'altro. La strada è una strada buona se fa apprendere anche una modalità di educarsi alla stessa aggressività. E noi abbiamo visto che in questo periodo, negli ultimi decenni, c'è stata una trasformazione rapidissima, ma sono venute meno le pratiche educative. Oggi si va più sul virtuale, non ci sono più ideali. Serve il successo, serve comunque rappresentare se stessi in termini di forza. Non sei un loser, come si dice, un Devi essere un perdente. leader, qualunque sia l'opportunità che ti consenta di esserlo, con una fragilità di contro altissima. Questi sono ragazzi bravissimi sul versante cognitivo, ma non su quello emotivo-affettivo. E non c'è una capacità di avere una resilienza rispetto alla frustrazione. Tutto è subito, uso e getta, se non posso ti aggredisco. E l'aggressione non avviene solo verso gli altri, avviene anche verso se stessi, perché quando noi assistiamo a degli episodi, quali dei suicidi, una volta non avvenivano nei giovani, non perché non si sapesse, perché appartenevano ad altre categorie, significa che c'è un malessere diffuso, il malessere proprio dell'anima. E allora un grande richiamo a noi adulti, a tutta la società, e
bisogna investire in luoghi dove i giovani si possono incontrare. Non sono contro le tecnologie, ma serve soprattutto riguardarsi negli occhi. Riguardarsi negli occhi, stabilire queste reti, parlare con la pancia dei propri sentimenti e delle proprie paure. Il virtuale non è reale e il virtuale rischia però di trasformarsi in agiti e infatti perché c'è una grande solitudine, non c'è l'ascolto, non c'è l'accompagnamento e c'è questo grande senso di mancanza di sogni e di futuro. La piazza è virtuale, i social network, Facebook, Ask FM, e però invece le botte, come diceva lei, sono reali. Lo abbiamo visto con la cronaca, costruirgliele queste piazze reali ai ragazzini, anche perché poi il degrado sociale è strettamente legato al degrado degli edifici scolastici, delle strutture, circondati dal brutto non si può, non ci si può elevare, certo, no, verso il bello. Però i ragazzini, anche quelli delle scuole medie, sono molto consapevoli dei pericoli che corrono. Laura Cervellone è andata fuori da una scuola media a sentire le loro voci. Ascoltiamo. Tu quanti anni hai? Io ne ho 11. Lo usi Ask? L'ho usato per poco tempo. Altri social network li usi? Uso WhatsApp. Capita mai, ad esempio, che ci siano magari tutti che si coalizzano contro qualcuno? Succede. Succede diverse volte. Ci sta qualcuno che viene preso di mira perché forse ha un comportamento un po' strano e quindi viene preso in giro. Ho conosciuto persone che mettevano foto false e poi quando si incontravano erano, diciamo, persone anziane. Sì, litigi, insulti, anche molto pesanti. Sì, dato che c'era anonimo la gente se ne approfitta perché poi è aperto il profilo di Ask. Mentre quello di Facebook devi accettare la richiesta di amicizia. Ask è uno specchio di quello che succede magari in classe? Sì. Classe nostra, alcune persone, alcuni individui tendono sempre a prendere in giro le altre persone. Ci sono due o tre persone magari che sono sempre prese di mira, sempre quelli? Sì, due o tre persone che sono sempre prese di mira ci sono. E perché? Perché? Le persone deboli, le persone che non hanno la forza di risponderti, di... Sempre quel tipo di persone vengono prese in giro, mai persone più grandi o persone che ti vengono prese, che sono appunto, che ti possono rispondere. Comunque chi fa queste cose sono appunto persone che si vogliono sentire più grandi. In questa età appunto si tende molto a prendersi in giro, a maltrattare una persona. Pure a me è successo su WhatsApp perché ho visto alcuni ragazzi anche più grandi di me che mi insultavano, che dicevano cose brutte su di me, pure un altro mio amico. E io comunque ho lasciato perdere, me ne sono un po' fregato. Degli insulti. Degli insulti. Sì, volgari. Molto pesanti. Sì. Alcune volte anche possono ferire intimamente, cose brutte. Ecco, Ilaria Giordani, questi bambini hanno 10, 11, 12 anni e devono sopportare insulti, prove che fanno soffrire gli adulti, no? Si parla male di me, dicono cose brutte su di me, su questi social network, li dicono altri amici. Ecco, lei che idea si è fatta? Insomma, di chi è la responsabilità della fragilità di certi adolescenti? Alcuni arrivano a togliersi la vita, di chi apre questi social network? Qui poi cercheremo di capire però dov'è il problema o dei genitori. Mm-hmm. Beh, certo, difficile individuare un responsabile, no? È ovvio che, come diceva la dottoressa qui presente prima, si evince una certa fragilità nei giovani di oggi e questa fragilità spesse volte non trova un contesto accogliente, un contesto che possa contenerla e sostenerla. È proprio per questo che è importante essere nei luoghi di vita degli adolescenti. E i luoghi di vita degli adolescenti, sin da giovanissimi, come si vede nel vostro servizio, 10-11 anni, hanno profili su Facebook, Ask, social network vari, usano WhatsApp. E quindi bisogna essere lì nel contesto virtuale e nel contesto di vita, come dire, quotidiana dei giovani, quindi all'interno delle scuole, all'interno dei loro luoghi di riferimento, per garantire l'accessibilità all'aiuto e alla domanda d'aiuto. Quindi si citavano i casi di insulti che a volte
diventano vere e proprie istigazioni al suicidio, a commettere atti autolesivi importanti. E come si può prevenire tutto ciò? Forse rispondendo con un ascolto attento e attendibile alla richiesta di aiuto di questi giovani, permettendo loro di superare la vergogna e la paura di chi è vittima di insulti, di bullismo. Mica no? Semplice. Non è semplice, certo, però sicuramente trovare accoglienza alla propria espressione del disagio è già un primo passo. Abbiamo sentito nominare più volte questo sito Ask FM e è successo che in tutto il mondo alcuni ragazzi, insomma, che erano iscritti a questo sito, sono 60 milioni gli iscritti a un sito lettone, 13 milioni che interagiscono ogni giorno, la maggior parte in Italia. Ecco, è successo che alcuni ragazzi si siano tolti la vita, l'ultima proprio Nadia di Cittadella, 14 anni, per insulti ricevuti ed è entrato nel mirino delle polemiche. Vediamo di che cosa si tratta con questo servizio. Laura Cervellione. Domande e risposte scambiate nell'anonimato più assoluto, un nickname e una foto come unica forma di identificazione. Per iscriversi a Ask, il social network che dalla Lettonia ha scalato le classifiche mondiali, basta avere 13 anni. Per questo spopola proprio tra i ragazzi di questa età, il tempo delle mele, dello sviluppo, dei complessi. 60 milioni di utenti di questo tipo possono qui condividere foto e commenti, senza freni. Molti di questi utenti si sentono più forti se insultano, prendendo in giro i più deboli soprattutto. Come Nadia, 14 anni, che si è buttata lanciandosi da un hotel a Padova dopo aver letto sul suo profilo Ask insulti come questi. Fai schifo oppure meriti di morire. Nadia, prima di lei l'inglese Anna e tante altre adolescenti non hanno retto alla cattiveria trovata in rete, vittime del cyberbullismo, l'insulto virtuale che può essere più distruttivo di quello reale. Senatrice Amati, il punto è si risolve il problema chiudendo siti come Ask FM e tanto poi ne sorgono altre decine subito dopo, oppure la soluzione forse è da un'altra parte? Lei cosa ne pensa? Ma noi abbiamo affrontato in Commissione Diritti Umani una serie di questioni che riguardano appunto non solo il cyberbullismo ma la questione della rete, perché questa questione riguarda i ragazzi, come è stato detto adesso, riguarda l'omofobia, riguarda il negazionismo, il problema viene posto nel controllo in qualche modo della rete. Bisogna anche affrontare non solo una maggiore solidarietà e un maggior riscontro appunto di tornare all'incontro, che evidentemente è uno dei problemi che abbiamo nella nostra società, ma anche un confronto reale di che cosa è oggi la democrazia, di come essa viene difesa e di come diciamo anche il diritto di opinione viene mantenuto e conservato. Penso al negazionismo, a tutto quello che viene diciamo inteso per difendere appunto il diritto d'opinione e se è bene o meno fare una legge in questo senso, io penso di sì, e credo che quindi da un certo punto di vista forse anche una minore libertà di propagazione dei siti sia opportuno, perché sappiamo che quello che va nei siti poi non si cancella più. Penso che bisognerà che si debba riflettere anche su questo fronte. Pesarin, riflettiamo su questo fronte, minore libertà di circolazione dei siti, la censura è dietro l'angolo in questo senso. Guardi, io sono sempre dell'avviso, concordo con quanto è stato detto, che va fatto un controllo sulla rete. Il problema è dargli un'alternativa a questi ragazzi. Se noi diamo un'alternativa, questo capita anche a noi, no? Spesso abbiamo l'illusione, siccome siamo stati giovani, capiamo tutto. Lo scenario si è completamente modificato con una velocità enorme, per cui anche gli adulti sono in difficoltà. I modelli che erano stati appresi non hanno più significato e non hanno più senso. Questi ragazzi hanno la necessità di essere accompagnati, ma anche di sperimentarsi tra di loro. Porto un esempio molto semplice. Se un bambino piccolo viene sempre sorretto, non imparerà mai a camminare neanche a cadere. Noi siamo in un momento molto particolare, da una parte li criminalizziamo, dall'altra non li responsabilizziamo. E questo richiede delle pratiche educative, a partire dalla scuola, sulla quale bisognerebbe veramente investire. Io mi chiedo perché il pomeriggio i cortili sono chiusi.
dovrebbero essere dei cortili molto aperti, dando possibilità di una libera espressione. Lo sport, che è importantissimo, aprendolo a tutti, dando la possibilità di apprendere le regole e di accettare anche la sconfitta. Allora un grande investimento. Vi voglio però dare un dato, e questo mi fa ben sperare, perché in questo paese, con tutte le difficoltà che abbiamo, ancora non registriamo i tassi di violenza che si registrano in altri paesi, quali l'Inghilterra, la Francia, in Spagna. Sono reduce da un incontro col Ministero della Giustizia spagnolo, e lì la maggior parte dei reati commessi dai ragazzi minorenni sono verso i propri genitori, verso la famiglia, con un'escalation di una percentuale che nel giro di 3-4 anni. Allora ritengo che le risorse ci siano, abbiamo il volontariato, abbiamo le associazioni, abbiamo comunque una scuola con una tradizione, io parlo di quel DNA mediterraneo che porta a questa apertura. Certo, non dobbiamo massificare le città, questi fenomeni avvengono soprattutto dove abbiamo reti di cemento, non luoghi per i giovani, e grande dispersione, non servizi. Bisogna investire su loro, perché i giovani oggi, non domani. Io sono una di quelle che dico: non i giovani sono il nostro futuro, i giovani sono il nostro oggi, ma richiamano tutti alla responsabilità anche dei nostri comportamenti, a partire degli adulti che hanno certamente dei comportamenti violenti, e i giovani, diceva Bandura, ci osservano. Sentiamo i consigli della Polizia Postale. Cercare di non sottostare, e soprattutto questo per quella che è appunto la tematica del bullismo, di evitare di accettare le provocazioni o gli atti ostili o le frasi ostili, perché questo può poi ingenerare una reazione a catena. Cercare sempre di parlare con qualcuno che ci è vicino, che ci vuole bene e che ci vuole aiutare. E poi, naturalmente, come ultima, ma non da ultimo, rivolgersi a noi, perché noi vi siamo vicini. Io volevo fare proprio l'ultima domanda a Ilaria Giordani. Ecco, ma c'è qualcosa che, insomma, di buono, di positivo poi invece nel fare comunità sui social network? Beh, guardi, sicuramente sì. Non possiamo demonizzare, no, diciamo, il social network. Il social network diventa anche un luogo di accessibilità, di costante contatto con ragazzi della stessa età, con amici e non amici. Ovviamente, come tutto, dipende da come lo si usa. Ad esempio, anche noi di Esplosivamente abbiamo un servizio proprio sui social network, su Facebook, proprio per essere un servizio di chat con lo psicologo, proprio per essere presenti appunto nel contesto usato dagli adolescenti. E quindi sì, anche il social network dipende molto da come lo si usa, e trovare il luogo cui affidare la propria domanda, il proprio disagio, è importante. Io volevo chiedere ancora qualche secondo, perché per concludere volevo farvi vedere questo spot Pubblicità Progresso. È australiano ed è c'entra la questione. I bambini dicono, ci guardano, fanno quello che fanno gli adulti. Vediamo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Insomma, che gli adulti, i genitori restino accanto ai bambini quando navigano, quando frequentano i social network. Mi pare di capire che questa è una posizione condivisa. Grazie.